Ci siamo, l'appuntamento con lo star bene con noi stessi e con gli altri. Il nostro preparatore atletico di fiducia è qui anche questa mattina nel Fizz in the Morning, Pierluigi De Pascalis, buongiorno. Buongiorno, buon martedì a tutti, buongiorno. Allora, abbiamo dei consigli per riprendere gli allenamenti se qualcuno un po' birbante, insomma, non l'ha fatto prima, Pier. Sì, perché quando poi le giornate si allungano così come sta accadendo in questo periodo, sono già particolarmente più lunghe, il caldo incrementa, non riusciamo più a coprire gli inestetismi e quel piccolo sovrappeso, piccolo grande insomma, sovrappeso di cui disponiamo, e quindi tutti quanti cercano di avviare un'attività fisica. Se stiamo ricominciando, se stiamo cominciando da zero un'attività fisica, cerchiamo di tenere bene a mente alcuni punti importanti. Innanzitutto, se da molto tempo che non ci alleniamo, da molto tempo che non facciamo attività, molti non, l'ultima volta che si sono allenati era 10 anni fa, ecco, abbiamo accumulato 10 anni non soltanto di età, quindi non soltanto siamo invecchiati 10 anni, ma lo abbiamo fatto in una condizione di sedentarietà. Quindi non cercare di ripetere le performance di quando eravamo più giovani, ma partiamo sempre con gradualità, e se davvero abbiamo un po' di primavera in più, se è davvero da tanto tempo che siamo sedentari, sarebbe sempre opportuno passare prima dal medico in modo che possa sincerarsi che non ci sono problemi di sorta. Quindi cominciamo soltanto in questa seconda fase. Non concentratevi solo su piccole aree del corpo, piccole o grandi che siano, nel senso numericamente poche. Molti si concentrano esclusivamente sugli addominali, vale soprattutto per gli uomini, o sui pettorali, molti si concentrano soltanto sulla regione dei fianchi o altro. L'organismo deve essere allenato in maniera proporzionale, anche perché se lo alleniamo in questa modalità abbiamo tutta quanta una serie di vantaggi ulteriori. Io provocatoriamente dico sempre: se vuoi dimagrire sull'addome, allena le gambe. Perché questo? Perché le gambe sono un grande distretto anatomico, quindi consentono poi di avere una forte accelerazione del metabolismo, e molto spesso, d'altro canto, le gambe vengono anche sottovalutate. Quindi questo per dire che è importante allenare ogni parte del corpo, non concentratevi selettivamente su una regione. Iniziate con gradualità, quindi non strafiamo, perché se cominciamo subito a partire in quarta, poi verosimilmente già dopo pochi giorni saremo a casa indolenziti, o comunque ci sarà passata anche la voglia di allenarci. Quindi iniziamo gradualmente. Per chi è realmente sedentario, 40-50 minuti di attività se parliamo di attività in palestra, o anche una ventina di minuti se parliamo di attività all'aperto come la corsetta, possono già essere un valido modo per cominciare. Quindi non cerchiamo di bruciare le tappe. Non esasperiamo neanche l'intensità dell'allenamento, quindi se dato che siamo sedentari e stiamo ricominciando, diamo anche il tempo al nostro organismo di rendersi conto della nostra nuova attività. Infine, per contro, non concentratevi soltanto su quelle attività che ci piacciono maggiormente, perché spesso quello che ci piace maggiormente è solo perché non fornisce un reale e significativo allenamento, non lo percepiamo come faticoso. Anche qui, non per autocitarmi, ma se tutte quante le persone dedicassero l'impegno che dedicano ad esercizi banali come torsioni con bastone o altro, non stiamo a parlarne, li concentrassero su un lavoro realmente allenante, realmente un po' più faticoso, se non è faticoso non produce vantaggi, ecco che probabilmente avremo in giro tutta quanta una serie di persone molto più prestanti e fisicamente allenate. Grazie al nostro Pier, al prossimo martedì e una buona giornata. Una buona giornata, alla prossima!